Le imprese si rifiutano di sedersi al tavolo della trattativa e adducono proprio motivazioni legate alla crisi pandemica, mentre noi sappiamo che intanto le aziende hanno avuto ristori dal governo e soprattutto gli autisti, il personale è stato impiegato anche in servizi aggiuntivi. Anche in Abruzzo si terrà lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale lunedì 8 febbraio, proclamato dalle segreterie regionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL. Oggi registriamo dei ritardi immani su 85 milioni di euro assegnati dalla regione a TUA come soggetto appaltante delle stesse opere infrastrutturali sul settore della logistica e dei trasporti. Siamo all'anno zero, non esiste ancora un inizio della progettazione e sono dei ritardi che incideranno anche sulla ZES e sullo sviluppo del trasporto dell'intera regione. La protesta nasce per il mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto ormai da 3 anni, ma anche per le problematiche che a vario titolo stanno riguardando, secondo i sindacati, i trasporti nella nostra regione. Mi preoccupa l'aspetto, per quanto riguarda TUA, occupazionale in primis, perché c'è stata una contrazione di 300 posti di lavoro ottenuta come? Esternalizzando in parte l'esercito affidato in house a TUA a vettori privati, parcellizzando quindi il TPL abruzzese e in parte invece caricando un esercizio già carico, sovraccaricando quindi i turni dei dipendenti. Abbiamo grandi problemi anche nelle società private, quindi la Panoramica che ha fatto una disdetta contrattuale in piena pandemia, lasciando i lavoratori con una decurtazione di circa 300 euro mensili, quindi a paga base a circa 1.200 euro. A questo punto i politici territoriali sarebbero dovuti intervenire presso la regione per ripristinare alcune risorse, così come hanno fatto all'Aquila con l'AMA, che ha avuto la stessa disgrazia, quella di una disdetta contrattuale. I politici territoriali insieme alla regione sono intervenuti per risarcire, per dare fondi per ripristinare il contratto, cosa che non è accaduta a Chieti.